memory. Hope you got somewhere to be. I've been floating out in space. I thought I'd write to you in case you felt alone, just like me, with this anxiety. Is it all a simulation? Ones and zeros in an empty basement. I wish I could be with you again, 'cause I'm lonely as ever, and I thought it'd get better. And I hope to see your face somewhere, 'cause I'm lonely as ever, and it doesn't get better. Fantasies I've got, fantasies that were driving down the boulevard. You hold me close and all the scars are gone. And I don't know where I'm going, I'm just here for the ride, okay? Here comes a double vision. Does Megan Fox have a twin or something? Might be the Prozac kicking in, but she tossed her drink in my face and I didn't even flinch. My mom says love's not easy, just keep your head held high. People will find you pretty, I just wonder where they are. You like my Batman t-shirt, it costs like 50 bucks. Someone must think I'm pretty fly right now. Maybe I'm going crazy, can't catch a break lately. And I just wonder what you gotta do to get a little baby. You look amazing, I said it, I meant it. And I just wonder what you gotta do to get a little love. What? Did somebody just say hello? Nah, I'm flying Han style, solo. Do you like that Star Wars reference, baby? There's more where that came from. Catch a movie later? Guess I'll see you around. I got a busy week too, I'm watching X-Files. Could be the Mai Tai doing things, but hey, you know what? I'm calling that a win. My mom says love's not easy, just keep your head held high. People will find you pretty, I just wonder where they are. I got one extra ticket, do you like Comic-Con? Someone must think I'm pretty fly right now. Maybe
gotta do what you gotta do to get a little baby. You look amazing. I said it, I meant it, and I just wonder what you gotta do, what you gotta do to get a little love. Love's not easy, just keep your head held high. Bet people think I'm pretty fly right now. Maybe I'm going crazy, can't catch a break lately. And I just wonder what you gotta do, what you gotta do to get a little baby. You look amazing, I said it, I meant it. And I just wonder what you gotta do, what you gotta do to get a little love. What you gotta do, what you gotta do, what you gotta do, get a little love. Dear Marie, hope you got somewhere to be. I've been floating out in space. I thought I'd write to you in case you felt alone, just like me, with this anxiety. Is it all a simulation? Ones and zeros in an empty basement. I wish I could be with you again, 'cause I'm lonely as ever, and I thought it'd get better. And I hope to see your face somewhere, 'cause I'm lonely as ever, and it doesn't get better. Fantasies I've got, fantasies that we're driving down the boulevard. You hold me close and all the scars are gone. I should say I don't look the same as I did when you saw me last. Might be all the alcohol and cynicism, the OCD and constant overthinking, like what I should have said, what I should have done. The walls are coming at me and I'm running out of places to run to. Beh, con alcuni di voi non ci vediamo da qualche ora e basta, qualcun altro l'abbiamo perso nella live di ieri, qualcun altro ancora non si collega da lunedì sera. Per tutti voi, sigla! To blame when you're all out of chances and nothing is going your way. Let's just see how bad this gets. I'm 30 something now and everybody seems to have their shit together while I'm just passed out drunk and I can't even talk. I just wanna we'll be right back.
Eccomi qua. Benvenuti in un nuovo episodio della Blender di Pokémon Esplodere nel Cielo, in versione episodio speciale. Come state? Avete passato una buona giornata, se non ci siamo visti oggi pomeriggio, o avete passato una buona cena, se siete stati dei nostri anche durante lo spacchettamento? Oggi sono stato colto in colpevole ritardo da un'idea, da un sentimento, una sensazione. Ma voi vi rendete conto che con alcuni di voi ci conosciamo da quasi 10 anni e che Leggende Pokémon ZA come video riprende degli argomenti che sono stati i primi con i quali ci siamo conosciuti ad agosto del 2015. Porca miseria, non so quanti dei presenti in chat ci sono sin dall'inizio, ma guarda Dallas, tu scrivi momento vecchiaia, ma non è il tema che mi preme affrontare e realizzare in questo momento. È più una questione di quante ne abbiamo passate insieme. Sono sicuro che in questi 9 anni per la precisione, la vostra vita sia cambiata. C'è chi era magari piccolo, molto piccolo, ed è diventato grande e ha affrontato le responsabilità della vita, che sono tipiche dell'apertura delle porte all'età adulta. C'è chi come me era già oltre i tempi del liceo, magari ha vissuto un'evoluzione della propria carriera da studente o professionale. Insomma, ne abbiamo passate tantissime insieme. Ma siamo ancora qui, tutti quanti sotto lo stesso pokemoniano tetto. Che dir si voglia di questa serie che ha vissuto, purtroppo, un brutto tramonto nell'ultimo periodo, al contempo c'è da realizzare che i Pokémon ci uniscono ancora. Certo, abbiamo vissuto tante altre esperienze nel corso della nostra esistenza, al di fuori internettiana, al di fuori dei mostriciattoli tascabili, da giochi horror a giochi single player, avventure come Outer Wilds, come Bioshock, come Omori, alle veteran tutte legate alla collab con Mike, che è arrivata così un fulmine a ciel sereno nel mezzo del cammin della mia vita. Però ecco, i Pokémon sicuramente sono stati un po' il centro nevralgico della nostra avventura, ed è incredibile che ancora oggi ci leghino. Ne abbiamo passate tante, ognuno privatamente, personalmente. Ciò nonostante, ci sono alcuni di voi, io sono il primo, sono il capostipite di questo gruppo, che dall'inizio fino alla fine, una fine spero molto lontana, sono stati qui. Bello, è bello pensare che siamo cresciuti insieme. Vedo qualcuno che segue da quando aveva 12 anni, 15 anni e ora all'università, chi era già invece in età adulta, chi era addirittura magari più grande di me. Abbiamo vissuto un sacco di fasi anche proprio del mondo Pokémon assieme. Prima Pokémon Z, il primissimo, scusate, sposto la luce che era un po' troppo puntata verso di me, dicevo. All'inizio il nostro tema principale era Pokémon Z, l'attesa del terzo titolo, perché quello eravamo abituati ad attendere, un nuovo gioco di Pokémon Deluxe che chiudesse l'opera generazionale. Poi però qualcosa è andato storto e abbiamo persino titolato un video che molti stanno riesumando in questi giorni, ovvero Pokémon Z è un progetto interrotto a metà, cosa che è sicuramente vera, è rimasto castrato. Poi ritorna ora dalla finestra con Leggende Pokémon ZA. Siamo poi passati alle Hawaii Confirmed, che è stato il primo grande momento di esplosione del canale YouTube. Abbiamo avuto tutto
il periodo di attesa della campagna marketing di Pokémon Sole e Luna, con le speculazioni sulla alchimia, vi ricordate? Visto che sicuramente l'alchimia è stata un'ispirazione di Game Freak, che però poi non si è mai espressa in chiave Pokémon, è stata un'ispirazione silente, mai traslata dentro l'opera Sole e Luna, eppure fu un grande tema. Mi ricordo ancora il video nel quale misi per la prima volta Persona 3 Shadow come sottofondo del momento teoria, nel quale vi spiegai che per me ci sarebbe stata una quinta mossa dentro Sole e Luna. Non ci andai troppo lontano, il concetto era quello della mossa Z, ma ancora non era stata neanche velatamente esplorata nella campagna marketing. E poi appunto tutte le ultra creature, i leak, l'idea che Necrozma potesse essere addirittura, non aveva un nome in quel momento, ma potesse essere addirittura un'espressione dell'avatar giocante. Beh, alla fine invece mi sbagliavo di grosso, Necrozma non era un cazzo. No, no, vedi, non flexo, Daniele, parlo dei miei successi ma anche dei miei fallimenti. Poi Ultra Sole e Ultra Luna, la campagna forse meno forte di tutta la mia carriera da content creator. Marshadow, ma certo, Marshadow che avevamo pensato fosse legato alla storia per via del prefisso Mars, invece poi era un misterioso che non c'entrava un cazzo di nulla. Poi, appunto, Ultra Sole e Ultra Luna, che invece ci hanno fatto ragionare sull'entità Necrozma, sul cosmo, perché no. Poi, ancora, Let's Go. È il momento di passaggio all'era 3D di Pokémon. Con Let's Go sicuramente ho dovuto affrontare il mio primo periodo di dubbio riguardo la qualità dei titoli Pokémon, salvo poi rendermi conto che siamo stati vittima di un'allucinazione collettiva e Let's Go non era così brutto. Let's Go non lo dovevamo trattare così male. A mia discolpa, non l'ho trattato male. Poi sono arrivati i giganti, in un'epoca di attesa nei confronti di una mainline che appunto non procedeva, non andava avanti, non si evolveva nel corso del tempo, abbiamo cominciato a esplorare i vecchi lavori. E vi ricordo che la teoria dei giganti non è nata, come molti pensano, con Spada e Scudo, al contrario, quello è Mani 2. Mani 1 è stato un video che è nato semplicemente dalla mia voglia di esplorare certe descrizioni e congruenze con vecchi giochi Pokémon. Poi appunto è arrivato Let's Go, ma quello non aveva grande racconto su cui speculare, se non qualche cosina, mi ricordo, su Meltan e Melmetal, che però non ha avuto grandi sviluppi, forse in maniera un po' deludente, perché in realtà Meltan e Melmetal potevano avere insomma delle profondità narrative, visto che si parlava del primo incontro con metalli, no? E tecnologie fuori dal tempo. La teoria dei giganti addirittura prima di Mani 1, ma certo, la teoria dei giganti per la prima volta è semplicemente un video che si chiama, se non sbaglio, La vera storia di Pokémon, con i regi sullo sfondo, e con la quale abbiamo cominciato a esplorare le lastre. Poi appunto è arrivato il primo Mani, che è quello di Spada e Scudo, e poi è arrivato il secondo Mani, che è invece quello del DLC con Spada e Scudo, bravissimi, nel 2017, la Giganti Arc, sì, corretto. Poi appunto con Spada e Scudo ci siamo divertiti a speculare su Zacian e Zamazenta, e mi ricordo che la cosa più bella che mi è rimasta in testa è l'idea che i leggendari per la prima volta non fossero noti alla città e al paese, la regione nella quale era ambientata l'ottava gen. Ancora oggi credo che sia uno dei grandi meriti di Spada e Scudo l'idea di raccontare una storia nella quale i leggendari non solo non sono centrali, ma sono stati colpevolmente dimenticati. Poi DLC, sono arrivati DLC, e nel 2020 abbiamo fatto grandi speculazioni su tutto quello che appunto sarebbe stato il racconto di soprattutto Calyrex,
salvo poi in realtà renderci conto che eravamo molto fuori strada. Rose non sarebbe stato ripescato nonostante la presenza del fratello. I frutti dell'albero che credevo potessero avere visioni del passato e del futuro in realtà non sono significati niente. In più, la serie di memorie è avanzata. Abbiamo deciso di ripercorrere tutta la storia dei Pokémon, di metterla in ordine. In realtà siamo fermi con Memoried da un po', ma ancora per poco. Riprenderà con i Sinnoiani parte finale, credo praticamente la prossima settimana, già a livello di scrittura. E però Calyrex ci ha donato grande racconto del passato del mondo Pokémon per generare Mani 2, che è stata la chiusura finale della ottava generazione, che a dire il vero, nonostante i suoi difetti, ricordo con grande piacere. Ricordo con sommo piacere. Non è stata forse divertente come la nona, alla quale arrivo presto, da seguire, ma è stata comunque una generazione piena di sorprese e forse più che altro priva, sì, di climax, di picchi, ma anche di picchi bassi. L'ottava generazione non è stata una generazione brillante, ma non è stata neanche una generazione di merda. Non ha avuto grandi contro con i quali vomitare odio e veleno. Quindi, tutto sommato, la generazione 8 la vivo sicuramente come una generazione non tra le migliori, ma neanche tra le peggiori. Una generazione ok. Poi è arrivata la nona, quindi 2022, anzi non è vero, 2021, fermi, 2021, BDSP, sui quali non ci siamo soffermati poi molto, avendo capito da subito che si sarebbe trattato di un'opera 1-1, Leggende Pokémon Arceus, per me, l'apice di tutto quello che ho fatto online. Leggende Pokémon Arceus per me è stato il gioco più bello da vivere con voi, sia durante la Blind Run, un unicum in tutta quanta la mia carriera da content creator, sia durante la Veteran con Mike, sia soprattutto con i Sinnoiani, che credo siano l'opera più bella che abbiamo fatto di esegesi su un titolo Pokémon della storia del canale Saidoni. Bellissimo. Se solo penso, mi basterebbe rimettere la musica di sottofondo adesso del Villaggio Giubilo per avere i lucciconi agli occhi. Invecchiata meglio addirittura di quanto non la si percepisse come positiva durante l'uscita, soprattutto in Italia, ma abbiamo già fatto molte volte questo discorso. Leggende Pokémon Arceus, grandi teorie su quello che sarebbe stato il ruolo degli antenati, sulla religione. Probabilmente la campagna di teorie più azzeccate insieme alla nona della storia, ma non per merito mio, nel caso di Leggende Pokémon Arceus, ma per merito del gioco, che ha praticamente esplorato qualunque cosa ci augurassimo che esplorasse, ma meglio. Ma meglio! Cioè, le teorie erano peggio del gioco a livello narrativo. Mai avrei potuto aspettarmi roba come l'eroe, le lastre, le poesie, una tizia immortale che si è innamorata dell'eroe e poi è rimasta vedova. Ma cosa potevo aspettarmi? Quindi, godimento. Certo, un gioco con dei difetti, ma sicuramente, ecco, un titolo che mi è rimasto nel cuore. Poi è arrivata la nona generazione nel 2022, l'annuncio di Sprigatito, Quaxly e Fuecoco. La stagione delle teorie che più mi ha divertito. Le teorie sulla nona gen, soprattutto dalla comparsa dell'idea dei Flintstones, mi hanno veramente fatto godere, avevo super voglia di anticipare i passi di Game Freak. Poi è arrivato il gioco. Poi è arrivato il gioco e qualcosa si è rotto sicuramente. Il gioco è stato una grande delusione che abbiamo visto arrivare, perché già tanti trailer avevano esplicitato la povertà tecnica del titolo e ludica del titolo. È stato peggio di quanto ci aspettassimo. Peggio. E noi ci aspettavamo male, ma è stato malissimo. E poi sono arrivati i DLC. Andiamo al 2023. Dei DLC sui quali abbiamo oculatamente speculato con grande, grande cautela. Abbiamo visto arrivare una mancata profondità del racconto.
che effettivamente è stata rivelata, verificata nei DLC, nelle due parti del DLC, il tesoro dell'area zero. Alla fine dei DLC, e arriviamo ai giorni nostri, abbiamo realizzato un video finale, molto bello secondo me, ma anche da ricordare come video nel quale io aggiusto le cose, e non più come Leggende Pokémon Arceus, solo poco più di un anno prima, come una raccolta di informazioni canonicamente rilasciate da Game Freak. La differenza tra Leggende Pokémon Arceus e Scarlatto e Violetto è che quando si raccolgono informazioni per Leggende Pokémon Arceus e si arriva a delle conclusioni, le conclusioni le si danno coscienti che probabilmente è quello che voleva dire l'autore, ma in maniera più precisa, con il video intendo, perché tutto quanto poi, come dire, rivolto a un pubblico adulto e soprattutto veterano di Pokémon, con il quale bisogna parlare con dei termini più specifici. Invece con Scarlatto e Violetto l'opera che è stata fatta è chiaramente di messa in ordine di un casino nel quale sono io a voler trovare un senso, ma probabilmente quel senso lo sto cercando io, Game Freak non l'ha mai trovato. Quindi, ai ai ai! L'ultimo video è stato realizzato da una parte con piacere, dall'altra con un sentimento di forte liberazione. Quindi alzo le mani e dico grazie Paldea, ma addio Paldea. E ora eccoci qua. A quasi 10 anni dalla presenza su internet, si ritorna con le speculazioni su Leggende Pokémon ZA, e quindi su Zeta, su Kalos, su Luminopoli. E noi tutto questo viaggio l'abbiamo vissuto assieme. Ribadisco, non so a quanti di voi davvero sto facendo questo discorso, sicuramente ci sono persone che si sono aggiunte in corso d'opera e a loro non faccio una colpa, anzi vi ringrazio dal profondo del cuore, perché voi siete il sintomo più grande della crescita del nostro canale e della nostra arte. Quindi se vi siete aggiunti tardi, anche solo in un punto a metà del mio racconto, va benissimo e io vi sono grato. È chiaro che con questo discorso mi rivolgo in particolare a chi c'è stato sin dall'inizio e ha vissuto tutti questi momenti, non solo del canale, non solo della mia arte, ma anche di Pokémon, del franchise. Siamo la costante. Bello. Sono felice della community che si è creata nel corso di questi anni. Pokémon potrà anche cambiare, noi invece siamo sempre qua, sempre con la stessa voglia, sempre con gli stessi obiettivi, con lo stesso entusiasmo, non tanto di vivere un gioco Pokémon bello, quello è venuto un po' a mancare, ma di vivere una nuova avventura insieme. Sono gasato per Leggende Pokémon ZA, perché sarà l'ennesimo viaggio, tutti insieme in questa barca, questa ciurma one pissiana, nella quale io ho l'onere di essere il cappello di paglia, ma non di meno voi siete tutto il resto della ciurma. E sapete bene che cappello di paglia non può fare tutto da solo. Quindi, bello. Ecco, sarà la mia indole da lupo solitario, che non è un'indole che nasce qui. Nell'arte lo sono sempre stato. In realtà io sono una persona iper espansiva e iper estroversa. Quindi faccio amicizia con tutti nel giro di un minuto. Però nell'arte, nel percorso creativo, anche musicale, prima ancora di questo, sono sempre stato nelle mie, ok? E quindi non voglio vendere questo come un merito. È semplicemente lo specchio di chi sono, ma tanto spesso nel mondo creativo di internet, lato content creator, si racconta la storia di tanti creator che fanno comunità, che è bellissimo tra l'altro. Quindi un creator nasce e nel tempo crea la sua cerchia di creator con la quale produrre contenuto e, perché no, vivere delle belle avventure insieme. Nel nostro caso
non è stato proprio così. Non si è creata una vera e propria cerchia di creator. La mia avventura non è stata principalmente con colleghi, salvo appunto la parentesi con Mike, che però è una cosa a sé stante rispetto a Pokémon. L'avventura con Pokémon è stata un'avventura che nel tempo ha creato una ciurma, ma non una ciurma di creativi, una ciurma di appassionati. La community si è generata proprio a partire da questa passione che ci univa. Siamo stati io e voi, io, Chiara e voi, per la precisione, sempre. Quindi, bello. È un momento così di realizzazione di quanto è passato, grazie ad Amello del Ride, di quante ne abbiamo passate insieme e di quanto ancora avremo da viaggiare. I primi capelli bianchi, ahimè, si presentano su questa testa. Questo qua non è un riflesso, un po' di capelli bianchi. Non li avevo. Nel 2015 non ne avevo per niente. Però, ora ci sono. E anche sulla vostra, Wargage, per carità di Dio, lo so, anche sulla vostra sicuramente sono arrivati degli indesiderati abitanti bianchi. Detta così, signori di Twitch, se mi estraete la clip mi prendo 5 anni di ban, però sto parlando dei capelli. E un pensiero speciale va a chi mi ha sempre sostenuto, ovvero il mio staff, tutti i moderatori che ci sono da sempre, dalle prime live su YouTube, chi da ancora prima, penso a Ferdi, che c'era da ancora prima che il canale fosse partorito da questa mente di merda. Io e Ferdi facevamo parte dello staff di Pokémon Millennium, facevamo news, ci occupavamo dei social, quindi io e Ferdi siamo legati da questa storia prima ancora che voi poteste anche solo pensare che fosse una storia, ok? Un pensiero va anche a chi non c'è più. Fede è un'altra persona che ha accompagnato fin dall'inizio di questo viaggio, prima ancora che fosse un viaggio. Quindi sono successe tante cose nel corso del tempo, non tutte positive, non tutte belle, non tutte felici. Però abbiamo creato una storia che ancora ha tanto da raccontare. Fede, per chi non lo sapesse, è un ex moderatore di Sidonia e Chiara, purtroppo è venuto a mancare un po' di tempo fa, e che è stata una delle prime persone a credere nel progetto di YouTube, quando ancora, amici miei, non si poteva immaginare che succedesse questo. Gli abbiamo fatto una dedica, per chi se lo ricorda, alla puntata finale del Sette Fiori. E non voglio appesantire la live, però lui è qui con me in studio sempre. Ho la sua foto qua, sempre. Ogni video che scrivo è qui, anche lui, per ricordarmi da dove sono partito e chi c'è stato sin dall'inizio. Quindi mi fa piacere leggere che anche sia lì con voi. Insomma, tornare su Pokémon Z causa una spirale di emozioni e di sentimenti. Però guardate che cosa è successo.
Siete qua a farmi scoprire Mystery Dungeon, un gioco che non avevo mai vissuto. Mentre creiamo teorie sul nuovo gioco, mentre pensiamo alla nuova stagione competitiva, per la quale peraltro vedrete, sarà un bel evento per l'europeo. Abbiamo preparato un evento speciale anche fisico qua a Milano in un posto nuovo che non vi svelo ancora, presto vi daremo dettagli, vi anticipo che sarà con biglietto d'ingresso perché è un locale, ma è un locale bellissimo, enorme, nel quale faremo festa praticamente tutte le sere. Quindi il giorno ci guardate streamare, la sera se siete lì vi raggiungiamo per cenare tutti quanti insieme. Non è un cinema, no, è un... il cinema non si presta a queste cose, è un locale, quindi si mangia, poi si beve fino a tardi, poi va a dormire, che la mattina dopo c'è da streamare. E anche per Bologna ci saremo, ma non a Bologna. Quindi insomma, come vedete, i progetti sono tantissimi, sono veramente tanti. No, non il Legend, no, è un locale, non ve lo svelo ancora, però è un locale fatto apposta per vedere le cose, non videoludiche, ma lo trasformeremo in questo. Bene. Fino a esaurimento posti, Garudabashi. L'unico impedimento è economico, nel senso che nel biglietto sarà compreso biglietto d'ingresso, credo la cena e una bevuta per giornata. Si potrà prendere il biglietto per un giorno o per tutti i giorni, e al solito sono cose che facciamo praticamente a costo zero, però ahimè il biglietto d'ingresso lì è una cosa importante, non per il costo in sé, ma per l'impegno che prende lo spettatore di venire lì. Perché il rischio poi è di affittare un locale, avere gli ingressi gratuiti e poi di 100 persone se ne presentano 30. Perché credetemi, è l'esperienza. È normale, quando non paghi nulla non c'è niente che ti distolga dal poter fare qualcos'altro quel giorno, perché un altro impegno si è presentato. Grazie Simone 91 delle 10 sub in regalo. Invece con un costo poi alla fine sai, hai pagato, vieni. Quindi è più per quello che lo facciamo che per un margine che non... ci interessa granché, almeno sul fronte eventi. Su altro, sulle sub marginiamo, ma su questo no. E se mi ha risposto ci sono le AD, tra un'ora chiederò la risposta. Macca, non ho letto la tua domanda, quindi probabilmente non ti ho risposto. E perché non gli si è fatto fare questo episodio speciale alla fine di tutto il post game? Credo perché Ferdi mi abbia dato possibilità di scelta, perché ho avvertito lato Ferdi il consiglio di farmelo fare dopo. Sono io che me ne sono fottuto, se non sbaglio. Ferdi, correggimi. Scusate, abbasso ancora un po' la luce perché sono completamente bianco mozzarella. Meglio. Ero completamente slusciato. Io credo che ecco, vedi, provaci tu a convincerlo a farlo alla fine di tutto. No, secondo me va bene così. No, abbiamo fatto test o croce per quella live specifica, non per in generale l'affrontare l'episodio speciale. È il Nemiex? No, non è il Nemiex, no, non è un altro posto. Nemiex è molto a tema videoludico, non è una cosa che non c'entra niente con i videogiochi, però noi l'abbiamo visto e abbiamo detto: ah, qui mi è venuta l'idea. E poi vedrete qual è l'idea. Bene, mi leggo al volo le sub, ragazzi, che così poi cominciamo. Barbara D'Urso sarebbe orgogliosa. Edo, Barbara D'Urso me l'ha raccontato Chiara di recente, in realtà è un perfetto esempio di una color correction che in campo televisivo, con delle attrezzature adeguate a livello tecnologico, frutto di un processo che si chiama skin tone. Ed è praticamente una roba che regola solamente in tutta l'inquadratura la pelle dell'attore barra presentatore. Quindi purtroppo non l'ho, mi piacerebbe averlo, sarebbe molto 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 godifero. In televisione fanno un'operazione che appunto si chiama skin tone, che ti permette di modellare solo il colore della pelle, la lucidità della pelle, il tono appunto della pelle della persona
che è inquadrata, quindi rimuovendo le imperfezioni oppure rendendola meno pallida. È vero, non la fa sembrare umana, però è anche vero che quello, purtroppo, amici miei, è il canone di bellezza e di perfezione che la TV richiede. Qua su Twitch siamo molto più al naturale, però in televisione, insomma, si cerca di avere questa plastica praticamente in viso perché te la rende perfetta. Non voglio entrare in discussioni lunghe e profonde, perché voglio leggermi le sub e poi partire, però ho scoperto che il mio bro, mio fratello, quello vero, che ha 10 anni quasi meno di me, 9 per la precisione, pare essere abbastanza legato all'idea di dover apparire bello, ok? Che è una cosa che tra l'altro capisco. E secondo me la sua generazione, avendo vissuto ancora più a contatto con i social della mia, è proprio traviata, marchiata da questo continuo apparire perfetti che prima la TV e poi soprattutto i social hanno veicolato. Insomma, raga, ai ai ai, difficile vivere in un mondo che ci vuole sempre perfetti, belli, con la pelle cristallina. A volte non è easy. A 4 anni in meno di me, del 2002. È del 2002, signori. Confermo vedendo soprattutto i miei coetanei. Vedi, se siete del 2002 o spazi limitrofi, probabilmente avete questo problema. Sono consapevole di essere brutto e lo accetto. Scemo. Scherzi a parte, secondo me quella generazione lì è particolarmente ossessionata con l'idea di essere simile alle persone, anche coetanee, che vedono online. Noi vendiamo, io vendo, per carità, un canone di perfezione, al di là della singola bellezza di taluno da tali tratti, ma un canone di perfezione, la pelle bianca, eccetera, 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 che senza un'imperfezione, senza un brufolo, senza un foruncolo, che poi nella vita vera non esiste, ragazzi. C'è solo luce, non ho la pelle così. Ora qui non c'è nessun lavoro, ma anche solo la luce bianca che mi pialla tutte quante le imperfezioni mi rende questa faccia, non quella che ho nella vita vera. Avrò magari qua un puntino rosso che non si vede, che cazzo ne so, un punto nero in quest'altra sezione del volto che non emerge. Quando però sei abituato a essere circondato da gente che appare perfetta, a un certo punto ti arriva l'illusione che perfetto devi essere anche tu, ma non in foto, dal vero. Di persona sei un po' pallidino, oh, per carità di Dio, assolutamente. Sappiate che io sono bianco come le mozzarelle, però la mia pelle non è perfetta, eh. Non lo è. Singalek, ai tuoi bulli, sai cosa avremmo dovuto far ascoltare? Tutte le canzoni che hai fatto. Capito? Così loro al primo ascolto si pentono e al secondo le cantano. Capito qual è il fatto? Hai vinto tu. Antonio si abbona per il 23° mese, quasi 2 anni, grazie mille della Tier 1. Paolo Cap, 21°. Ferix, secondo mese di Tier 1. Ringrazio Saido per aver portato il mio gioco preferito di sempre. Meriti la prima sub di tasca mia, godo. Fefino, 18° mese. Una sola domanda, voglio sapere se questo gioco si è fatto uno spazietto definitivo nel tuo cuoricino. Porca miseria, ma 10 puntate fa. Intanto ti ringrazio per avermelo fatto rivivere così. Per me, ve l'ho detto, top 3 dei giochi Pokémon, al secondo posto, superato solo da Bianco e Nero. Un gioco Pokémon incredibile, che usa i Pokémon in maniera intelligente come poche volte hanno fatto. Poche volte hanno fatto i prodotti Pokémon. Cuor di Luna, 18° di Tier 1. Io tengo particolarmente a Kalos, non vedo l'ora di tornarci e anche di tornare tutti io su Zygarde, con cui ho cominciato a seguirti. Ecco, Cuor di Luna, io invece non tengo un cazzo a Kalos e questa è la mia forza, non è una battuta. Non ho aspettative. Tutto quello che sarà
sarà sicuramente meglio in cuor mio di quello che ho vissuto nel 2013, quindi sono contento a prescindere. Ecco, la quarta generazione aveva un'eredità importante, la sesta, bene o male, per fare meglio, ti ci ho poco. Solo Ale, 51esimo, Simone 91 ha regalato 10 sub, Cromo, 18esimo di Tier 1, Resub nel dungeon, e io godo. Zento da Elite, 17esimo di Tier 1, Resub in sua memoria, mi spiace molto, un abbraccio. Anthea Vongore, 18esimo di Tier 1, Ryu 90, 5 sub in regalo, Fabio Dp, 36esimo di Tier 1 e sono 3 anni insieme, Jomr, 5 sub regalate, minchia, grazie. Spaccamenti, decimo mese, wow, quasi un anno insieme, ho iniziato con Ori se non sbaglio. Wow, strana serie per cominciare ma godo. Skig, quinto mese di Tier 1, Jupros, 51esimo, tu ci sei veramente da tanto, tu puoi capire quasi tutto quello che ho detto. Adamello ci ha fatto un ride. Il Pagaz, 31esimo, ciao Saido, sentire questi discorsi mi ricorda quando lavoravo per la prima volta lontano da casa, il primo anno post università, e scoprì i tuoi video, una bella nei tuoi video, una bella compagnia settimanale che mi fece tornare anche la passione per i Pokémon. Grazie, and go on. Guarda un po', guarda un po'. Manuel regala una sub a famiglia Ritti. Cosa? Assurdo, penso che tu l'abbia regalata random, ma l'hai regalata a un account storico della lore di Twitch. Flow, 34esimo, Migmiwi, secondo mese di Tier 1, ma in realtà 12esimo totale. Un anno di sostegno, sempre purtroppo molto poco, molto meno rispetto a quanto riceva dai tuoi contenuti. Non è vero, un anno di sostegno è tantissimo, zio. Grazie Saidonia, grazie Chiara. Ecco qua Eli, ciao caro, ho sentito il tuo discorso per i 10 anni del canale e ci tenevo a ringraziarti per portare... Gabriele ha regalato 20 sub, ma non... lo ha fatto mentre ti leggevo, ti recupero... E ci tenevo a ringraziarti per portare sempre un po' di fede con te. Ti mando un bacio grande, buona live, un abbraccio forte. Gabriele Gerosa regala 20 sub e io godo. Grazie, grazie mille, gentilissimo. Grazie a Remy Cucu che si abbona per il decimo di Tier 1. Leo Randy si abbona per la prima volta. Piovono doni as always. Gabriele in realtà non è neanche la prima volta che lo fa, infatti siamo a 50 sub totali. Grazie Gabriele, gentilissimo, davvero. Iori Rolla, 17esimo, De Fabio, 13esimo, poco più di un anno, da amante delle host dei videogiochi, mi chiedevo se avessi mai sentito qualcosa del Prof. Layton, solo nella forma della collab con Phoenix Wright. Non ho mai giocato a un gioco di Layton in solitaria. A mia discolpa, perché in realtà mi è piaciuto il momento con Phoenix Wright, non c'è semplicemente stato tempo e occasione, non per una questione di pregiudizio nei confronti di Layton, ok? Ricco di latte, quinto mese di Tier 1, Mi Point Exe, secondo mese di Tier 1, ciao Saido, secondo mese di abbonamento, anche se in realtà ti seguo dal walkthrough di Horas, che guardavo quando tornavo alle medie, ma che cazzo dovevi guardare che erano video interminabili d'un'ora, senza una persona che parla, grazie Simone dell'altra sabbia regalo, senza un commento, senza una facecam, che cazzo guardavi in quel gameplay? Grazie Joan, 16esimo mese, ma sei milionario? No, mi piacerebbe tantissimo, fai conto. Ma non sono milionario, no. Però quando lo diventerò, ve lo dico, va bene? Dodaz, 13esimo, Vennas, 49esimo di Tier 1. Ciao Saido, questa è settimana del parlo o del gioco? Chiaramente del parlo. Perché se quella del gioco, torno settimana prossima, allora puoi rimanere. Nentes, nono. Si è buono per l'ottavo, ho chiesto ad AshDubest89, ha detto che il suo best Pokémon è Dragonair. No, il best Pokémon di AshDubest89 è tipo Butterfree. Panadev, 29esimo, sono uno di quelli che ti segue da quel periodo. Mi ricordo che stavo con la mia fidanzatina da pochissimo e tra poco, più di un mese, ci sposeremo. Che bello. Grazie, Sherry, anche tu ci sei da tantissimo. Che regala una sub... Grazie a Itzoji che sia buona per il 14esimo di Tier 1. 14 mesi, aiuto, ciao Saidonia, qua tutto un casino, almeno c'è Mystery Dungeon, palle grandi e cazzo gonfuo. Volevi scrivere gonfio, ma mi piace gonfuo. Che bello! Uccidi Desideri, un anno insieme ai Tier 1, ti seguo dai tempi di Topaz, sì, però il nickname è chiaramente legato a Bioshock, non avevo ancora nemmeno iniziato l'università, ho finito la magistrale, la tesi magistrale durante la live di ieri e non posso che ringraziarti per il percorso. Alex Lass, primo sub-donator della storia del canale, con queste 5 sub arriva a 2013 e ha da qualche settimana superato
Giocosti, che spero stia bene. Non so dov'è Giocosti, non so se scrive nel gruppo Telegram. Solitamente era attivo nel gruppo Telegram, ma non so se magari in questo periodo è andato in mare, lo so. Ma lo abbracciamo sempre con grande affetto. Grazie a Tuareg. Ciao sai, io ti seguo dai tempi che io e te ci. E fine. Rosy Clam ne regala 5 sub, Peppe Tenebra ne regala una, Manuel Kawa ne regala un'altra. I bastoncini Giocosti. Ah, in fascia si abbona per il 27esimo. Giocosti sta navigando. Ah, sta canonicamente navigando? Possibile, eh? Cioè, lui passava mesi senza contatti, senza cellulari, quindi ci sta. Magari l'ha lasciato detto e me lo sono perso. Kevinch, 16esimo, ce lo sai, siamo a 16. Prima sub fatta in occasione della vittoria nel Pantheon 5. Pensa te, per quanto mi riguarda ciò che hai detto prima, io sono 2005. Purtroppo confermo, io ma anche molti miei amici siamo molto influenzati da come appariamo. Alcune volte è davvero un grosso peso da portare sulle spalle. Grazie a Gabriele che tra l'altro diventa tier 1. Kevin, me ne rendo conto, ma credimi, sono sulla vostra stessa barca, hai visto il lavoro che faccio? Sono ossessionato dal non apparire male e io dopo l'operazione ero a disagio sempre con quel cerotto in faccia, con la crosta sul viso, cioè non è stato semplice convivere col fatto che avrei avuto quella roba in faccia per un po' di settimane. E mi rendo conto che uno dice, vabbè, ma mica ti hanno diagnosticato una malattia terminale. Sì, certo, per carità di Dio, però il peso psicologico era importante, insomma, non sono stato tranquillo in quei giorni. Sera Fra, complimentissimi per il video. Solo tu puoi tirare fuori così tanto da così poco. Speriamo questa decisione di non presentare nulla nell'anno risulti in un gioco dignitoso. Speriamo proprio in un cambio di rotta da parte di Pokémon Company. Alex Ghiro regala 10 sub e io lo ringrazio. Ciao Sadona, ti seguo da quando avevo 6 anni, adesso ne ho 47. Bravissimo. Cioè, ma sei invecchiato presto, fratello mio. E che sono usciti Scarlatto e Violetto e hai fatto 20 anni in uno. Probabilmente è successo anche a me. Nani the fuck? Ok. Ci siamo, amici. Fumo cani. Sì, sì, bravissimo. Episodi speciali, direi. E poi continuiamo. Giusto. Prima il continua era automatico sullo speciale perché il post-game era fermo. Grazie alla Madoge della sub. Abbiamo stroncato il sub goal. Siamo quasi a 1600 sub. Fine by me. Ti seguo da quando avevi 6 anni. Guarda, a 6 anni pesavo probabilmente quanto ora. Ma avevo 6 anni. Ero una palla di ciccia che rotolava per le scuole elementari. Quindi, non lo so. Non hai vissuto il periodo migliore della mia vita. Mi aggrego alle sub condividendo anche la mia questa volta. Ciao Jerry Boy, 54esimo di Tier 1. Grazie per i contenuti che mi hanno tenuto molta compagnia da quando vivevo in Italia all'università. E ancora ora che vivo fuori da 7 anni. Grazie per condividere sempre pensieri positivi e discorsi inclusivi. Sì, sì, era una palla di ciccetta. Sì, 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 sì. È la stessa che c'era anche nel main game, giusto? Ero Igliba. La vedo ancora più calzante ora che nel momento in cui l'abbiamo vissuta. E ovviamente è un caso perché questa è stata partorita col gioco originale. Però questa canzone riprodotta ora con il senso di urgenza che prova Grovyle nel dover fermare Dialga affinché non blocchi il piano di Dusty e Coccodì, la trovo ancora più forte. Musica ansiogena questa. Martellante, un martello pneumatico che ti arriva nelle tempie e nei timpani.
E Fire Luke, sono d'accordo, è un po' Kingdom Heartsiana, questa parte soprattutto Kingdom Heartsiana. Tutta questa. Sì? Ci sta. Probabilmente è troppo tardi. Non ho niente a che fare con quello che può essere successo a Celebi. Il management degli strumenti l'avevamo già fatto l'altra volta, vero? A giudicare da quel che vedo, sì, c'è il pappo. Revital, Revital, Revital. Però un'altra bacca arancia. Rowdy Rumble di Kingdom Hearts 2 qual è? Di quale mondo è? Allora, io prenderei un'altra baccara. Una. Una. Quanti Revital hai in deposito? Ce guardo. Tanti. Pochi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Andiamo bilanciati. 4 e 4. 4 e 4. Perché tanto ormai sappiamo come farmarli Revital in post game. Il video è out, sono io, cosa? Io farei così, 4 e 4. A me sembra più simile alla musica del Battle Pike, che non ho presente perché ve l'ho detto, il post game di quei giochi lì l'ho sempre lasciato perdere, purtroppo, colpevolmente. Allora, risalvo for the secrets. E andiamo. Proviamo a vedere se ci sono altri dialoghi con Dusknoir. Provo l'ultima volta, niente. Let's go. Basso un po'. Ecco Zallimans. Io ho una domanda per te. Secondo te la squadra di investigazione planetaria può essere la guida di Wigglytuff o qualcuno collegato ad esso? No, me la aspetto come una squadra a sé stante, anche perché questo futuro l'ho sempre visto abbastanza lontano da quello di Wigglytuff, in quanto il mondo all'inizio si ferma, ma non degenera subito. Qui si è fermato ed è appassito. Quindi ho sempre percepito, non ve l'ho mai detto forse esplicitamente, quindi magari è da qui che nasce il misunderstanding, ma per me questo futuro è comunque abbastanza lontano. Almeno 100 anni, almeno 50 anni, 60 anni. Vedo Wigglytuff come bello che è andato. Ah, Grovyle e Celebi parlano di generazioni e generazioni di distanza. Non me lo ricordavo, sono sincero, Fe. Però, al di là del singolo dialogo, percepisco che sia passato del tempo. Ecco, 100 anni ce li vedo bene. Generazioni e generazioni, in realtà, 100 anni va bene, forse anche qualcosa di più. Anche 150. Di conseguenza, Wigglytuff è bello che è andato. No, la confederazione della quale si è parlato nella scorsa live, io la vedo più vicina a una roba tipo, se avete giocato a Final Fantasy VII, il popolo di Cosmo Canyon. Quindi degli studiosi del pianeta che, trovatisi in una situazione di difficoltà, hanno cominciato a capire se ci fossero cure, se ci fossero speranze, se ci fossero vie di fuga da questa moria generale. Però nessuno di loro mi aspetto che sia legato alla gilda, proprio per una questione di tempo trascorso. Ciò detto, diamoci da fare. Che qua Zallimans non le manda a dire. Andiamo indietro, perfetto, accerchiato. E il Fossetti qua gli fa metà del danno. Farei il rapido anche se è vicino, perché comunque non possiamo andare leggeri con gli attacchi. Godo, giusto, gelo pugno, me l'avevo dimenticato. Allora in realtà Salamence non è un grosso problema in questo dungeon.
Ha delle mosse disattivate, Dusk? Fammi vedere un po'. Certo, aveva solo cielo pugno attivo. No, fuoco fato non me ne frega un cazzo. È mottura sui draghi, è super efficace. Dal cazzo. Poche trappola. No, come abilità a pressione, Dusknoir. O fa Crepier? Beh, Fossetti? No, ancora meglio Fendif. Che togliamo dal cazzo. Mottura di tipo folletto? Beh, l'hai visto? È un demonio. E i demoni, prendi Impidimp, sono folletti, no? Quindi è tutto perfetto. I'd say from the gates. La tempesta non c'era nella versione main game del dungeon. Ah, è vero. C'è uno strumento però. From the gates. Dal cazzo in altre lingue oltre l'inglese? In francese come può essere? From dal. Com'è dal in francese? Me lo ricordo, l'ho fatto alle medie. Maxus, 2 anni e 1 mese di sub, sempre più meritata, bellissimo video, grazie. E comunque Grobail, mio padre. De poisson, secondo me, ragazzi. De poisson, dal pesce. Che loro sono un po' più regia di Versailles, quindi non dicono cazzo. De poisson. Poi c'è Von Katzen. Ma io faccio De Poisson. De Poisson. O cioccolà. Orco Rubio. Senti, te mi devi fa El Pisus. Quindi via. Via. Attacca lui, mi raccomando. E facciamo la solita play. Però faccio attacco bianco, tanto tutti tiri gelop e basta e avanza, godo. Adesso ti lascio gelo pugno perché sennò fai 1 per. Cioè fai 0.5 per, perdonate. Godo. Riattiviamo tutto. Von Katz. A cazzis latino del caraio, non so cosa voglia dire. Caraio è cazzo? Come si dice accidenti a in francese? No, non me lo dite. No, venite bannati. No. Scherzavo, non lo scrivetelo. A cipigna. Hasta la cosa. Marte in Libra. Al momento sono in sessione di D&D, quindi dovrò recuperare live in differita. Ma mamma quanto amo questo episodio extra. Bello. Sorprendente più che altro. A cimille? Mon Dieu! Mon Dieu! Vai. Furtivo ombrello, godo. Parbleu. Come cazzo è fatto sto piano? Dungeon di Isaac. Absorbo. E godo. Oh, godo. Dal cazzo. Ok. Ci sono dei
Potiti. Ok. Benissimo. Attenzione, un hunter, lasciamo fare a lui. Godissimo. Ipotiti. Quelli sono ipotiti. Ok. Allora, palesemente non è su. Ciao Fitz! 32 mesi insieme, ma tanti di più con il nostro contenuto che ci unisce. Dicevo, sento che le scale siano su, siano a destra, ma siccome il mio intuito spesso ha sbagliato, vado anche su. Era giusto. Palesemente a destra. Mi devo fidare di più di me. Guarda, guarda come vengo premiato. Cos'è? Ah, una punta bagunta, vabbè. Finito l'episodio speciale, ragazzi. Ah no, ok, siamo a metà. È questo, Grovyle, il luogo in cui ti trovavi con Celebi? Sì, esatto. Che silenzio. Forse è stata già catturata e portata via. O forse ha avvertito il pericolo ed è scappata. È possibile che li abbia battuti in astuzia. Chissà, magari è nascosta ancora qui, da qualche parte. Tutto è possibile. In questo posto c'è una strana atmosfera. Celebi, forse se n'è già andata. Lo sapevo. Siamo cascati dritti nella loro trappola. Rasknoir, il nuovo servitore di Dialga, è subdolo e malvagio proprio come te. Io sono l'unico servitore del maestro Dialga. Nessuno può prendere il mio posto. Arrivano. Se fanno cacare come la prima volta, non me ne frega niente. Il loro posizionamento è un po' diverso, perché adesso mi sembra di vedere che non ci sono scelte per le quali io possa trovarmi isolato con uno solo. Andrò a sinistra e buona scesi. Brutto. Ce ne sono due in più, eh sì. Non abbiamo mosse ad area, purtroppo. Abbiamo strumenti ad area? No. Abbiamo l'impeto, ma lo userei dopo. Disattiva sostituto. Facciamo così. Se io faccio fossa verso il basso, quelli sopra non targettano Dusknoir e missano, e in più alla fine del turno uccido uno dei Sableye che può targettare Dusknoir. Miss. Miss. Come volevasi dimostrare. Miss. Buonissimo. Anche l'altro ha targettato me. Killato. Dusk è a 5 PS. Dusk è morto e ora risorge. Dobbiamo scendere. Il problema è che lui è spettro, raga. Così però ci consuma tutti i Revital. Ah.
Questa lotta è un mangia revitalizzanti, perché lui è spettro e quindi è molto debole a tutti quanti i focus dei Sableye. Dobbiamo sicuramente curarlo, non c'è alternativa. Dobbiamo sperare di fare un po' da spugna al momento. Ok. Buono, va bene. Uno si è spostato, l'altro attacca lui. Lui ha 80 PS, ma verosimilmente ucciderà uno di loro potendo tankare due hit. Io farei fendifoglia su questo, prendendo la kill. Porca troia. Fare gelo pugno, bastardo. È ancora vivo. Con 9 PS, ma è ancora vivo. Devo curarlo di nuovo. E devo togliergli gelo pugno. Errore mio non farlo prima. Non posso non baccare perché non abbiamo modo di ucciderne due. Prendi il nastro o lo perdi? Se prendo il nastro perdo un altro revitalizzante. Se io adesso faccio un passo in giù. Oddio, è anche vero che lui con furtivombra dovrebbe killarne uno e l'altro tankarselo. Però è troppo un rischio. Se uno di loro fa qualcosa di strano. No, non posso rischiare. Ho fatto bene a non prenderlo. Adesso mi sostituisco a lui. Non ti posso far rimanere fermo, vero? Spingo. Sto pensando se posso riprendere il nastro, ma no. Non è detto che lui non attacchi me. No, se mi è dormita per il nastro è un trade di merda. No, se lo prendo, non so se lui ha mosse ranged, questo è il punto. Questo è il punto. Però, lui cosa sta facendo? Sta tentennando? Che cos'è questa roba, punto esclamativo? Cioè, attacca al prossimo turno, Dusk? Perché lui è individua. Ah, indica che ha pochi PS. Ok, pensavo fosse un tentennamento del turno primo. Il fatto è che se Sableye non attacchi ranged, io prendo il nastro win. Se attacchi ranged, io prendo il nastro altro revital seme perso. Lo sto scoprendo adesso, Axil, perché non è capitato spesso di avere l'OPS durante l'avventura. A range da furtivombra, parlo di Sableye però. Sto pensando, hanno fatto finta. Su di me si sono avvicinati, quindi io faccio
faccio... però mi prendo il rischio. No, non mi dite il set, raga, non l'ho letto se qualcuno l'ha scritto, ma non ha senso, se no così lo facciamo con la wiki il gioco. Ma sto ragionando ad alta voce, così vi rendo partecipi dei miei pensieri. Il punto è che lui ha individua, quindi comunque ora non gli posso fare niente. E se lui ha furtivombra, può targettare pure Dasknoar e saltarmi in teoria. O no, perché sono un suo nemico. Questo in realtà non lo so. Forse solo gli amici possono essere saltati. I'll take my chances. E qui godo. Tutto salvato. Fermo! Ah, aiuto! Bellissimo questo sprite unico di Sableye, super cacato. Parla! Cosa è successo a Celebi? Dov'è Dialga? Il maestro Dialga è partito alla ricerca di Celebi! Sull'isola glaciale. C'è un'altra mappa ancora, c'è un altro dungeon. Ma quanto cazzo dura questo episodio? Sull'isola glaciale. Isola glaciale? Quell'isola sperduta a sud di dove ci troviamo adesso, intendi? È così? Non sembrerebbe essere però il servo. Se lo sta cercando, Celebi non è impazzito. A meno che non sia impazzita a tal punto da a un certo punto andare fuori controllo anche di Dialga. Non lo so. Però la prima speculazione possibile qui è: ci sbagliavamo, Celebi non è il servo di Dialga, non è stata resa folle dalla degenerazione temporale. Sì, esatto. Sparisci! Sì, sì, va bene. So che sembra il contrario, ma Dasknoar non è gay. No. Non l'ho mai pensato. Non credo che la sessualità di Dasknoar sia particolarmente esplicitata in questo gioco. Isola glaciale. Non si trova in un altro luogo. Infatti, dovremmo viaggiare in un'altra dimensione. E come facciamo? Non preoccuparti. Se seguiamo la scogliera a sud, arriveremo nel luogo dove vivono i Porygon. Grazie a loro potremo raggiungere l'isola. Grazie a loro potremo raggiungere l'isola. Andiamo. Che succede? Oh, non è nulla. È solo che... le mie braccia... mi sembra... di aver recuperato la forza nelle braccia. Ora che ci penso... quando prima ha afferrato il Sableye, quell'incredibile potere, non c'è dubbio. Madonna, che tensione! Cazzo, è Undertale!
potere di Dusknoir sta crescendo come mai prima d'ora. Chissà se è già guarito dalle ferite che aveva riportato. La mia forza. Sto recuperando la mia forza. Tensione assurda, perché qui Grovyle ha paura di essere presto sotto scacco di Dusknoir. Se recupera le forze non ha più bisogno di me, se non ha più bisogno di me alla prima occasione utile, soprattutto se Dialga dovesse dare segno di collaborare, mi pugnalerà le spalle. Bello, bello, mi è piaciuto. Questa parentesi di tensione non l'ho vista arrivare. Questo è l'ingresso delle alture dimensionali. Superato questo punto, arriveremo nel luogo dove vivono i Porygon. Celebi e Dialga hanno già raggiunto l'isola glaciale. Muoviamoci. Nuova, eh? Epica questa. Questa epica. Allora, nuovo commento host, nuovo momento analisi della canzone. Solitamente, quando voi ascoltate un brano, soprattutto se è un brano pop, siete abituati a sentire vari strumenti che in una battuta specifica della canzone, anzi in più battute della canzone, variano tra quattro note barra quattro accordi. Abbasso un attimo per farvi capire che cosa intendo. L'esempio di scuola, la canzone del sole dovrebbe essere la, la, mi, mi, re, re, mi, mi. Ok, quindi pam 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 pam. Si parla di giri di accordi pop, perché ci sono degli intervalli tra gli accordi che sono molto usati nei vari generi. C'è per esempio il giro d'accordi tipico giapponese, che ha degli intervalli specifici e che è ravvisabile sia nel pop che nel rock. Quindi non si parla solo di un genere, ma a volte anche proprio di una cultura musicale che è abituata a percepire all'orecchio quegli intervalli, che è la distanza tra le note barra tra gli accordi, come piacevoli. Quando invece vuoi la Royal Road Progression, corretto Alex, è quella giapponese in questo caso, la Royal Road Progression, che troviamo nel J-pop, come nel J-rock, come nel metal giapponese, davvero dappertutto. Quando invece vuoi creare un clima di tensione, come in questo caso dove il compositore vuole generare forte tensione, una cosa che faccio tantissimo anch'io, lo ritrovate anche nelle host cattive del Sette Fiori, quelle nelle fight più concitate, non vai più ad avere la parte bassa dell'orchestra, in questo caso ovviamente il basso, che ti riproduce una serie, una progressione di note o di accordi, ma hai una sezione bassa che fa sempre la stessa cosa, che è martellante. La melodia sopra spazia tra varie note e crea un percorso delle frasi, i cosiddetti fraseggi, ma il basso fa sempre la stessa cosa, ok? Continuamente, è un loop, perché così il cervello sente contemporaneamente una melodia che va avanti ma una stasi ritmica. Ascoltate adesso il basso. Non è proprio un pedale. Il pedale che vi ho spiegato l'altra volta è una progressione melodica che rimane uguale nel corso del tempo. Ok? È una cosa tipicamente emo, tra l'altro. Invece questo è proprio martellante, sono due note che fanno sempre la stessa cosa. Sopra cambia. Anche qua lo rifà.
Capite? Sta andando sempre lì, un ostinato, bravissimi. Mentre poi ci sono gli archi che fanno fanno vari accordi, però il basso e le ritmiche, questi tom, non so bene cosa siano in realtà perché il MIDI fa schifo, però qui vi stanno veramente tritando i coglioni, ma in positivo, con queste ritmiche basse martellanti, per farvi capire che tensione, avventura, pericoli, mostri cattivi. E invece la melodia sopra poi spazia e disegna dei colori decisamente più variegati. Molto figo. E sì, Angeliliak, non riesco a leggere, mannaggia, Angelilak, ok, perché da lontano le L e le I sono tutte simili, perdonami. Scrive che addirittura qui in questo spartito in realtà non riesco a ascoltarla, io non ho questo tipo di orecchio, ma dice che probabilmente queste sono tutte seste, gli accordi della parte melodica, affinché questa canzone non abbia mai degli accordi risolutivi, cioè non vada mai a concludere la frase. Effettivamente mi dà questa sensazione. Ma perché questa cosa funziona anche se non ci capisco una sega? Beh, questo funziona per tutto. Perché un film è bello anche se non sai fare il regista? O l'attore? Intanto, depositiamo la merda. Io finisco, non so perché, ognuno poi ha le sue, per sentire più la ritmica che la melodia. Cioè io in questo momento in testa ho... Sto lì. Seme base via. R vitallo va bene 3 per ora. Costringiamoci anche a 2. Tanto non mi aspetto di trovare di alga qui dentro. Blockosf va bene, Escasf sì, dà il sostituto, ma insomma sti cazzi. Doppio dormita, mi ero portato spaventato dall'idea di alga. Ne metterei uno solo a sto giro. In realtà di solito nelle canzoni non ascolto la ritmica, ma qui in particolare mi è entrata in testa. Devo dare lo strumento, intanto. Comunque è normale che anche se non capiate la musica da un punto di vista teorico, nel pratico le sue emozioni, le sue sensazioni le veicoli lo stesso, è giusto che sia così. La musica non è elitaria, non è una scienza che va compresa nelle sue regole per essere apprezzata. Per farla devi sapere, per viverla no, giusto così. Anzi, secondo me tutte le forme d'arte fatte bene non necessitano di particolare traduzione, ok? Non siamo preti, non serve il prete che ci spiega la parola di Dio. Un film è bello, non devi capire di cinema. Se qualcuno ti dice, vabbè, se non capisci di cinema questo film non lo comprendi, ma è una minchiata. Non è così, non si devono spiegare le cose dall'interno per essere apprezzate. Un videogioco può e deve essere bello se è un bel videogioco, anche per una persona che non ha mai toccato un pad in vita sua. Ok, premesso che non tutte le opere sono per tutti, c'è Sifu che è un'opera bellissima che però si rivolge a uno specifico pubblico di videogiocatori veterani, però sono delle eccezioni, la regola è che tutti possono e devono apprezzare tutto. Indipendentemente dal livello di know-how che hanno sull'arte tal dei tali. Sì sì, poi c'è, come vi dissi già l'altra volta, il batterista dei Porcupine Tree, Gavin Harrison, che durante una clinic, quindi una sorta di seminario,
ci dice: no no, ma Steven Wilson, il compositore dei Porcupine Tree, non capisce un cazzo di musica, non ha mai studiato niente. Lui scrive, dice: ragazzi, fate questo, ma io ci faccio quest'altra cosa, non so che cosa sto facendo, però è figo, incredibile. Ciao Fra, sono il ragazzo di Milano del meeting a Roma per il treno di Zelda. E oddio, eravate diversi. Ti ho portato il grana. Ah sì, ok, ora mi ricordo. E avrei voluto dirti molto altro. Per non dilungarmi troppo, ti dico solo che sei di gran compagnia e di ispirazione. Un abbraccio a te, grazie della sub. Sono in fissa con Lazarus in questo periodo. Sappiate che l'autore di tutta la discografia di Porcupine, che è appunto Steven Wilson, non sa un cazzo di musica, non ha mai studiato niente. Zero. Però ok, questo non significa che tutti quanti dobbiate essere ignoranti se volete performare una certa arte. Ci sono i talenti. No, aspetta, non ho parlato con Franco. Ci sono i talenti. Generalmente bisogna passarci del tempo. E no, non ho parlato con Dasknoir, per questo sono tornato indietro. Più avanti ci sono dei Porygon. Scommetto che loro possono portarci sull'isola glaciale. Più avanti ci sono... Mi è arrivata una mail. Più avanti ci sono dei Porygon. Scommetto che loro possono portarci sull'isola glaciale. Qui non c'è niente. Vabbò, dal cazzo? Ho salvato? Non lo so. Facciamo come quando ero piccolo. Salviamo per l'ennesima volta, per sicurezza. Sì, voglio proseguire. Dasknoir è bisessuale, lo ha detto Masuda in un'intervista che mi porta. Dio Christus. Abbiamo già beccato la stanza dei cazzi ed è piena di strumenti, è incredibile. E qui facciamo il rapido. E levarci dal cazzo. Come siamo messi con le mosse? Mettiamo anche il Jelly Punch. Ora si prende tutto, dai, siamo qua. A parte che sta stanza, tipo, è ovvio che abbia le scale, mezzo piano. From the gates. Doesn't matter, it Daniele. Cos'è? Annullo sfera. Questo dorme? Facciamoci i cazzi nostri. Vabbè, mi hai rotto il cazzo. Oh no. Oh no. Vattene, vattene. Cosa mi ricorda? Porca troia. Ti prego, non fare male a Dasknoir. Ok, ok, ancora tanca una. Sono ancora confuso. Ho visto la freccia e ho pensato che fosse finito. Cazzo, revita il seme così davanti a un hunter sfigato di minchia. E vabbè. No, no, mica ho bestemmiato, no, no. Sono stato greedy. Zio Pera, zio Pera. Zio Perone, zio Perone. Avevo il seme salute, dovevo usare quello. Meglio che revita il seme. Invece, più che avido, sono stato proprio conservino come mio solito. Che panico di sti spettri. Beh, almeno questo non è veleno. Orco boio. Meno male che si è avvicinato e non mi ha attaccato, poteva pure attaccare. Una bacca arancia non mi disgarba, però. Mori, ti prego. Meno male che sono fragili, guarda. Ma poi anche solo una sfera, cioè boh. L'orco 2. Grazie Tenacious Boar del settimo mese. Ma se esiste orco 2, esiste anche orco 1? Sì. Sono tipo i genitori degli orchi, orco 1 e orco 2. Shrek 2.
sei attaccato? L'anima degli Immortaxis tuoi? Ok, credo questo banit banet. Ok, we do a little cates. Ma lui ci attacca o scappa? No, ci attacca e come? Va benissimo. Posso fare un attacco bianco da schino? Godolins. Mi piacerebbe che un personaggio Pokémon si chiamasse tipo un NPC di quelli post-game, Godolin de Godolins. Via dal cazzo. Dal cazzo. Poi ti lamenti di Brando Baldo e Scudo Baldo. Molto meglio Godolin de Godolins. Godolin palesemente NPC di From Software. C'è un coughing. Oh no. Ecco, questo è il momento più gay del gameplay. Dusknoir che difende un Grovyle addormentato. Ok. Proverei a killare con Fendif e killo. Plotinio era il nome italiano dello scienziato del Team Galassia di Platino? Che merda. Ecco, che sbiga. Ah no, Plutino era quello, vero, vero, vero. Plutino. Perché era Plutone, giusto? Bello ste Elisir God. God. From the Caves, raga. Grazie Lorenzo della sub. Michel Plutini? Streamer di, non so, Memoride. Era la scorsa Ascension Nightwish. From the Gates. Non ho visto cos'era quella sfera. Take everything from the gates. Bene. Siamo riusciti a raggiungere la fine del dungeon. Ma che bellino. Maestro Dusknoir. Ne è passato di tempo. Il motivo per cui sono qui, credo che sappiate già cosa ho intenzione di chiedervi. E se è maestro vuol dire che anche i Porygon servono di alga. E sono gli unici quindi a poter viaggiare dimensionalmente. I lecchiapiedi, ok? Di il Signore Oscuro. Siamo, i Seblai ci hanno minacciati. E poi, dietro di lei, maestro, c'è. Avete forse intenzione di disobbedirmi? No, 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 per carità, d'accordo, lo faremo, certo, da questa parte, prego. Bene, vi trasporteremo sull'isola glaciale. Non muovetevi. Piace un sacco sta cosa che si siano immaginati anche i Porygon come portali viventi. Questa è
all'isola glaciale. Prima che il tempo si fermasse, era chiamata Isola Tormenta. Ora che il mondo è piombato nell'oscurità, questo luogo è diventato ancora più ostile ed è estremamente desolato. Allora, dove andiamo adesso? E questi chi sono? Sono Snorant. Credo che vivano da queste parti. Gigi. Gigi? Ehi, aspettate un attimo! Gigi? Quindi, secondo Chansoft, gli Snorant sono tipo dei bimbi piccoli, perché nessuno parla per versi. Quindi gli Snorant, secondo loro, non sono in grado di parlare. Non riescono a farsi capire neanche dai Pokémon, probabilmente perché sono piccoli. Voglio chiedervi una cosa. Dovreste aver fatto caso se recentemente è arrivato qualcun altro oltre a noi due. Avete notato niente? Gigi? 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 Gigi. Se avete notizie qualsiasi esse siano, ditemelo, vi prego. È molto importante. Gigi! Avete capito quello che vi ho detto? Volevo esattamente questa risposta, cioè Grovyle sta capendo qualcosa? Mi sembrava di no, già dal modo in cui interagiva con loro, ne abbiamo la conferma. Non ha idea di cosa si stiano dicendo. Gigi! Secondo me, tipo, Grovyle ha detto qualcosa che nella loro lingua è simile a ti trombo la mamma. Perché erano tranquilli prima. Però secondo me una parola tra avete capito qualcosa di quello che vi ho detto uguale a tua mamma fa le polneve. Beh. Ah, non sono di nessun aiuto. Mi stanno solo prendendo in giro. Le polneve, ragazzi, madonna, una delle mie cose preferite. Il comportamento dei Pokémon di questo mondo è distorto dall'oscurità in cui vivono. Grovyle, immagino che tu lo sappia meglio di chiunque altro. Del resto anche Spiritomb aveva questo problema. Non so bene dove dovremmo andare, ma credo che la soluzione migliore sia quella di seguire il sentiero di fronte a noi. Probabilmente i Sableye hanno in serbo qualche altra brutta sorpresa, quindi faremo meglio a procedere con cautela. Capisco. Però quelli che abbiamo incontrato, se li rivedo... Certo che il modo in cui gli Snorant si sono fatti beffe di lui, questo tipo, a volte la sua indole così bonaria mi sorprende. Ma forse è proprio per questo che il suo cuore è immune al potere dell'oscurità. Il Fra ha appena droppato una bomba di lore allucinante. Il Fra ha appena droppato una cosa importantissima. Ci stanno dicendo che quando il mondo diventa oscuro perché il tempo si ferma, tutti i Pokémon impazziscono. Ok, nel presente abbiamo pensato che fosse un caso che alcuni Pokémon divenissero vittima di questo potere, di questo momento stagnazione della degenerazione prima di altri, e che fossero anche statisticamente minori rispetto ai Pokémon normali. Cioè, Drowsy è un figlio di puttana, ma finisce lì. A Borgo Tesoro ci sono anche tanti Pokémon che sono tranquilli, che sono capaci di intendere e di volere e che anzi mirano a compiere gesta eroiche. Qui siamo andati nel futuro oscuro, nel main game, abbiamo incrociato relativamente pochi Pokémon e abbiamo dato per scontato che tutti fossero oscuri e quindi rincoglioniti come Spiritomb.
E ho pensato anche che Grovyle fosse immune a questa cosa perché aveva viaggiato nel passato, dimenticando stupidamente che Grovyle ha vissuto per molto tempo nel futuro oscuro, cercando con Dusty Humano una soluzione, senza diventare scemo. E adesso Dusknoir ci rivela... Ciao Valeriel, un abbraccio forte! Come va con Tekken? Dicevo... sappiamo che Grovyle ha resistito a questa follia perché è di buon cuore, va bene, il solito trope fantasy narrativo che conosciamo e che è trito e ritrito. Ma quello che ha detto Dusknoir è importante, secondo me, per un altro motivo ancora. Lui non è oscuro. Dusknoir non è pazzo. Dusknoir non è aggressivo in maniera criminale e senza motivazione come gli altri. Dusknoir non è un Pokémon che cerca di rubare, di fare delle malefatte così, perché è un villain. Dusknoir sa quello che fa. Il gioco ci ha appena detto che Dusknoir non è cattivo. Dusknoir sotto sotto è solo spaventato dall'idea di morire. Non agisce perché è oscuro. Anche lui, in teoria, nel DNA sarebbe un Pokémon buono, un Pokémon di buon cuore, quindi immune alla degenerazione dei tempi, ma che diviene malvagio per scelta razionale dovuta all'istinto di sopravvivenza. Dopotutto Pokémon veramente cattivi non ne esistono, però allo stesso tempo qui ci dicono che i Pokémon non del tutto puri tendono a diventare dispettosi, rompicazzo, un po' furfantelli. Dusknoir non lo è. Dusknoir ha un piano preciso. Allora, credo sia sottile questa cosa e non so neanche quanto gli autori ci ritorneranno sopra, ma mi piace molto pensare che in questo dialogo Spike Chunsoft voglia dirci: ricorda bimbo, ricorda ragazzo, ricorda giovincello, che in fondo, nell'istinto di sopravvivenza non c'è nulla di male. Sono i mezzi che poi ti rendono un figlio di puttana, il modo. Ma ricorda che il fine ultimo di Dusknoir, sopravvivere, non è cattivo. Quindi ci vedo più una involontaria autoanalisi di Dusknoir in questo segmento, piuttosto che una ovvietà su Grovyle, che però ovvietà non è perché mi ha fatto pensare alla sua immunità sulla quale non avevo ragionato. Ricorda come ha reagito quando ha scoperto che si è andato alle piano di Saetta. Non aveva motivo per preoccuparsi seriamente per Dusty senza sapere chi fosse. Effettivamente hai ragione, Scary Green. Però... ascoltiamo. Guarda la mappa. C'è tipo una roba sospesa pure in questa mappa. È una distesa di ghiaccio che sembra un dungeon, poi un monte. Chissà se è esplorabile. Essendo una mappa è probabile che siano almeno due dungeon qua. Questa mi piace meno dell'altra come colonna sonora. Beh, ce l'ha detto che è un'altra dimensione. E che se il tempo si ferma in tutte le dimensioni. La cosa più bella è sto frame del ghiaccio della grandine completamente immobile. Bellissimo. Come osi offendere questa colonna sonora? Non ho detto che è brutta, ho detto che mi piace meno dell'altra. Lunghissimo questo episodio, è vero. Andiamo. Anzi, aspetta. Io ne porterei uno solo di Revital.
Baccarancia ne abbiamo a sufficienza. Annullo sfavia, metto in ordine. Dal cazzo. Facciamo così. Un solo revital, ne stai usando uno ad ogni dungeon. Esatto, Salumi GG. E ne sto tenendo un altro in sacca, quindi sto facendo giocate unsafe, forte del fatto che ne ho due. Usiamone uno per in realtà averne bisogno di zero, ok? Portiamocene dietro uno per giocare in modo da non sprecarne neanche uno singolo. Ho due rivita insieme. Oh cazzo, vero? Quando ho rimesso in ordine ne ho preso un altro. Aspetta. Forse dovremmo seguire questa strada per vedere dove porta. Meglio procedere con cautela. Ho il sospetto che i Seblai cercheranno di metterci ancora i bastoni fra le ruote. Prenderne uno per non perderne 99. Lo finiamo entro oggi? Beh, facciamo mezzanotte e mezzo, c'è ancora 40 minuti. Secondo me sì. Credo di sì. Vediamo. Quanto salvo? Vuoi proseguire? Certo. Ghiacciaio tenebroso. Vediamo se non tira fuori altri 7 dungeon. Sì, c'è ancora un'ora, avete ragione. Un'ora. Ho detto 40 minuti sbagliando perché sono scemo. Scusate, non sono 40 minuti. No, è un'ora. Perché ho visto un'ora e 50 di live e nella mia testa è stato interpretato come sono le 23:50. No, c'è un'ora. Ce la dovremmo fare. Di qua, dai. No, niente scammonia, ci mancherebbe. Scarmory. Io gli puppo il cazzo. Da Scarmory proprio gli posso fare un po' il neve alla padella mastrotica che ha al posto del pipolo. Grazie Silera. Pensate a due Scarmory che trombano, che casino. Pare di essere all'All You Can Eat. Da quella ferraglia. Beh, avete presente, no? All You Can Eat c'è tutto quel casino con le forchette, coltelli, cucchiai. Casino assurdo. Dasco, fai te. Dasco Rossi. Fine. De poisson. Fine. Bravo, Ciccio. Industria metalmeccanica. Scarmori che trombano, sì o no? No, non sono particolarmente sessualmente eccitato dagli scarmori che se lo buttano. Grazie a Candy Killer, 14° mese. Ma io faccio un altro passo indietro, senti. E poi ti faccio pipi. Altro Pokémon è andato via, gol. Ammetto che sono delusa, figlia mia. Non mi ispirano molto. No, io solo le piante, regà. Le edere, madonna, quando vedo un Vileplume, quel coso tondo nel mezzo. Ok.
impossibile non pensarci ora. Oddio, oddio. Tieni lontane quelle penne. Che male fa? Godo. Aspetta, recuperiamo. No, attacchiamo. Ok. Assorbiamo un po'. Tropius sì o no? No. No, Tropius no. Arboliva? Sì, certo. Tutte quelle olivine, una a una. Oggi, ora fo quella. In alto a destra, sì, quella lì. L'ho adocchiata ieri. La mossa Fendifoglia viene bloccata, però i pippi non sono finiti. Però c'è il veleno lui. Quindi potrebbe essere super efficace anche su di me. Con la differenza che io non lo sarò mai su di lui. Focarsi mia. Dusknoir no, impossibile farsi cazzi sua. Sì che sei super efficace ai fossa, ma qui a Levitate il fra. O sbaglio? Perché fossa non è super efficace, no, eh? Again! A Levitate in questa gen il fra. Non l'avevano ancora nerfato. E allora... Fate voi! Oddio, Revital. È proprio vero che la chat è il riflesso dello streamer, comunque, ma certo. Grazie Mitsuno della sub. Fa Vega. No, Levitate rende immuni in questo gioco. Non è come l'immunità di tipo. Ci ho perso 47 turni lo scorso episodio, quindi so quello che dico. Fossa di round 2 è super efficace. E su che tipo allora? Fossa di round 2. No. No. Ok. Fossa di round 2. Allora, Fossa, ho nominato il tuo nome due volte, sto giocando in live a Mystery Dungeon, e tutte e due le volte ho preso una trappola che mi ha quasi ucciso. Smettila. Non dico più, basta, fa cazzi mia. Grazie, Lalla Waffle, del ride. Grazie mille. Non l'ho detto però. Cioè non ho detto un cazzo, non ho detto fossa era un tu. Oddio, l'ho detto. Allora c'ha 56 PS. Marco Mottura! Mi ha risposto. Senza tre, bro, non c'è due senza tre, no. La terza volta e vedrai. O forse c'è una sorpresa, non lo so. Va bene, testiamo. Va bene, va bene. Francesco Fossetti, Francesco Fossetti. Cioè, Francesco Fossetti è arrivato Scaramore e mi ha fatto agilità nel muso.
Cioè, alla terza è successo qualcosa d'ancora più brutto. Scarmori agilità mentre sono moribondo. From the gates. Facciamo comunque sto nemico, direi. Controlliamo gli object. Rivela sfera. Questa è la fortezza di Senne, non so, i ghiacci bagacci. C'è di tutto a terra. La trappola che esplode, la trappola che ti fa perdere in piedi. Un set di sole enigmista. Che fame, ho capito. Tento che c'è la lupo mangia frutto trappola che mangia le mele. Grazie microcosmoci, due anni insieme. Tipo di pasta preferita? Bella domanda. O spaghetti o fusilli. Anche i paccheri. Ma se io provo ad assorbire per riprendermi un po' dai cazzis... Dove? Fusillipo. Vabbè. Ma sono completamente diverse, lol. Anche Master of Puppets e un pompino sono diversi, però mi piacciono tutti e due. Mi mancano i discorsi sugli scarmori che scopano. No, non posso. No, 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 Dasco, no, volevo colpire. Via dal cazzo. No, no, chiaramente è un po' too much. Devo farla finita. Vai. Let's go. Non lo so, è difficile scegliere. Marco Mottura. Non so perché ho fatto attacco rapido. Marco Mottura. Oh. Perché ho fatto sto passetto indietro? Non aveva senso. Sentite, Fendi e via. Preferisco Marco Mottura, bravo. Power World Mottura. Non è cambiata la musica. Siamo piuttosto in alto, eh? La cima non dovrebbe essere lontana. Sì. Comunque non so cosa ci aspetti più avanti, quindi stiamo attenti, eh.
Non so cosa ci aspetta più avanti, pertanto fa attenzione. Ovviamente no management, come al solito. Andiamo. Il nastro non me lo sono riassegnato perché è caduto per una trappola. Lo specs. Ah no, forse dalla boss fight proprio. Quindi per cui stiamo attenti. In quanto questo posto è pericoloso, consiglio caldamente di stare attenti. Picco tenebroso. Dal cazzo. Ma non era la trappola, ok. Sentite, sapete cosa? Sì, sì, bravo, bravo. Dal cazzo. Dal cazzo. Meglio Dusknoir nel culo o Marco Mottura? Posso dirti una cosa che troverai forse originale, Gabris, ma non di meno vera? Indi per cui, ascoltami bene, è la stessa cosa. Guardalo bene, Dusknoir. Ce lo vedi? Che ti fa amici di round 2? Basta di un nome che comprende Fossetti e succede la merda, perché round 2 comunque lo comprende. Attiva geloraggio cortesemente. Sì, geloraggio, vabbè, ci siamo capiti. Provo a dire Every Eye. Beh, tecnicamente se dico Every Eye va tutto benissimo. Se dicendo Fossetti va tutto malissimo. Certo, ogni tanto potrebbe uscire fuori qualche news strana. Tipo arriva l'anima di Miura e la dobbiamo affrontare in dungeon, però per il resto è tutto a posto. L'ho detto? No. Oddio, ora succede. L'ho detto. A quanto pare abbiamo raggiunto la sommità. E sembra che da questo punto il sentiero prosegua in discesa. Mario 64 momento. Dovrebbe essere molto più facile. La colpa ai Fossetti. Oh, attento, Grovile, sopra di te! Cosa? Dusknoir! Mi hai protetto? Ma perché l'hai fatto? Oh, stai bene? Non ti preoccupare. Fai attenzione. Stanno arrivando. Vedo cosa stanno cucinando. Sono pronto. Vedo cosa stanno cucinando. E ribadisco di non essere pronto. Voi fate le bandiere arcobaleno ed effettivamente il meme è divertente. Tuttavia, mi permetto di dire che fuori dallo scherzo è molto più profondo di così. Dusknoir sta sviluppando un amore per il mondo. Lo ha visto. Lo ha vissuto. Da spia, da bugiardo, da infiltrato. Eppure, quell'alba l'ha vista anche lui. Il tramonto l'ha visto anche lui. E probabilmente non riesce più a esserne immune. Quindi, attenzione. Chi sono? Che sono questi? Gleili hanno il potere di manipolare il ghiaccio a loro piacimento, ma
Goji. Gojiji. Pare che l'oscurità li abbia influenzati al punto da annullare completamente la loro volontà. Hanno un'aria molto più feroce. Goku Gojiji. Dobbiamo sbarazzarcene, non abbiamo altra scelta. Non credere che siano soli, Grovyle. A questo punto il servitore potrebbe anche essere qui. Potrebbe essere stato pescato da questo luogo ghiacciato. Come? Cosa succede? Fuck Mamoswine. Ma è un... È un Mamoswine! Si dice che tra i Pokémon di tipo ghiaccio, Mamoswine sia il più forte in assoluto. E in un luogo senza tempo, tirarmi fuori un mammut ha un suo senso. Arrivano! Io c'ho un solo revitalizzante. Fermi, fermi, che Mamoswine è campione mondiale, non lo insultate. Mamoswine ha reso l'Italia campione mondiale, quindi assolutamente uno dei Pokémon ghiaccio più forti in assoluto. Non oggi, ma nel mondo di Pokémon. No, no, qua dobbiamo usare tutti gli altri semi. Per forza. No, blocco sfera no, perché non funzionano le sfere nei momenti boss fight. Sto pensando. Allora, se noi andiamo a destra, nessuno ci raggiunge al momento. Pur vero è che se andiamo a destra stiamo scrivendo il nostro momento di accerchiamento, che prima o poi avverrà. Io sto fermo e uso un seme impeto, è l'unico. Sto fermo, uso un seme impeto. Aspetto di vedere cosa succede sperando che Mamo mi approcci. Eh no, se vado a destra, Purple, quello che ti sto dicendo è che scriviamo il momento accerchiamento. Gelopugno, sì, lo possiamo togliere perché è tutto per uno. Nel caso migliore su Mamo, ma 0.5 sugli altri, quindi. Via Gelop. Focofato lo metterei invece, potrebbe risolvere il problema offensiva. Prenderei un seme impeto, me lo mangio e vediamo che succede. Speriamo che Mamo approcci, godo, godissimo, un po' meno del fatto che i Glalie si siano avvicinati entrambi nella stessa linea. Buono il fatto che spero non possano attaccare Ranged. No, devo colpire qua. Devo colpire quanto a... Potrei anche addormentare un Glalie. Grovyle quanto ha con assorbimento? Uno. Fendiff? 14. Qui farei Fendiff. No, Fossa no. Fossa al momento è precoce, però sto pensando di poter colpire proprio Glalie. Secondo me con un più 6 Fendifoglia muore. Però è anche vero che Mamoswine mi deve fare ancora più male in teoria col suo ghiaccio. Non è detto che usi terra. Essendo il boss dovrebbe avere delle statistiche migliori, no. Andiamo su Mamo. Ok, bot in testa, però figlio mio, all'attacco, qualcosa dovremmo pur farlo. Adesso Fossa ci sta, raga. Buono. Brutto, protezione. Thank you.
Porco il... ma che sfiga. Devo fare assorbimento, però vado verso questo Gleli. Però no, perché in teoria questo Gleli non fa niente adesso. Io assorbo qua. Dusknoir non può essere ucciso in questo turno. Ho detto fossetti. Sto pensando di assorbire, perché loro possono fare protect. Fermi. Buono. Godo. Avevo le palle in gola. No, volevo andare full offensive, per questo non gli ho cambiato tattica, perché avevo paura di fallire. Peccato per il revitalizzante, che è arrivato in un momento sfiga di merda. Però, dai. Difficile questo episodio, signori. Difficile questo episodio. Go Gigi. Sono tornati normali come spirito. A quanto pare siamo riusciti a liberarcene, Temo che quel pezzo di ghiaccio mi abbia ferito più gravemente di quel che pensassi. Dusknoir, forse è meglio se ci nascondiamo per un po'. C'è una fessura in quella parete rocciosa laggiù, andiamo. Sì, certo. Episodio incredibile comunque, bellissimo. Qui dovremmo essere al sicuro. Se anche arrivassero i Seblai non ci troverebbero. Dai, riposiamoci un po'. Tra poco riprenderemo il viaggio. Grovail, lui, devo ammettere che è dotato di grandi capacità di giudizio e di comando. Quando era con Dusty e Coccodile, ha dimostrato di sapersela cavare in molte situazioni difficili. Eppure tutta questa vitalità. Ha una grande forza di volontà e non si arrende mai. Mi chiedo da dove gli derivi. A proposito, quella volta, quando quel grosso pezzo di ghiaccio stava per cadermi addosso, non vorrai farmi credere che stavi cercando di proteggermi. Oh no, mi hai frainteso, Grovail. Vediamo di mettere le cose in chiaro. Io non ti sopporto. Non avevo nessuna intenzione di aiutarti. Eppure ti ho protetto, perché in questo momento ho bisogno della tua forza. Ne ho bisogno per sbarazzarmi di quel nuovo servitore. Mi stai dicendo che dovrei aiutarti? Sconfiggendo il nuovo servitore, giusto? Quel nuovo servitore è l'agente scelto per tornare nel passato. Anche se non te lo chiedessi, avresti comunque intenzione di affrontarlo, no? Per liberarcene, non possiamo far altro che rimanere uniti. A seconda della situazione, potremmo essere costretti a sconfiggere persino il maestro di Alga.
e credo che una situazione del genere sarebbe ideale per te. Come vanno le tue ferite dopo essere stato colpito da quel pezzo di ghiaccio? No, niente di grave. E rispetto a prima ho l'impressione di aver recuperato gran parte della mia forza. I danni che ho subito lottando contro di te prima fanno più male. Ancora adesso. Se hai tutta questa forza per lamentarti, allora vuol dire che stai bene. Tra poco ci rimetteremo in cammino. Ma prima c'è qualcosa che vorrei chiederti, sai? Cosa? Grovail. Tu. Cosa ti spinge a lottare così duramente? Prima hai detto che lo fai per il futuro. Hai detto che lotti per donare una nuova speranza. Ma in questo modo scomparirai. Il ricordo della tua esistenza svanirà. Io una cosa simile non potrei sopportarla. Scomparire così non lo permetterò. Alla luce di tutto questo, perché lotti così strenuamente per raggiungere un simile obiettivo? Dasknoar, capisco che tu non voglia scomparire, davvero. Ma per me è diverso. Anche se dovessimo scomparire, anche se io dovessi scomparire, in realtà continuerei a esistere. Come? Prima o poi tutto si conclude. Anche se la storia non cambia, anche se il mondo dell'oscurità continuerà a esistere, giungerà il momento in cui io scomparirò. Poiché non c'è modo di cambiare tutto questo. Quindi è inutile pensare a quando accadrà. La cosa più importante non è il ricordo della tua esistenza, ma quello che hai fatto e ottenuto. Quello che hai fatto e ottenuto. Fin tanto che sono qui, voglio dare il meglio di me stesso. Voglio lasciare una prova di ciò che ho realizzato. Se riuscissi a compiere un'impresa veramente importante, allora il suo ricordo si perpetuerebbe nel futuro. No, e non solo in un futuro qualsiasi, ma anche nel futuro di Dusty e Coccodì. Credo che la mia essenza sia diventata parte di loro. Noto una bella sensazione di scoperta e realizzazione di qualcosa che non avevo colto e che credo non aveste colto neanche voi fino a questo episodio. In qualche modo penso che Grovail sia anche sollevato dall'essere almeno insieme a Dusty di nuovo nel sacrificio. È vero, Dusty come uomo non esiste più, è vero, non ha nessun ricordo di lui, è vero, quando si sono rincontrati non c'è stato modo di dirsi tutto quello che poteva essere giusto menzionare in un ricongiungimento così dettato dal fatto, ed è vero, persino a un passo dalla torre riaggiustata si separano di nuovo, ma entrambi hanno deciso di cessare di esistere per lasciare una firma, e la firma sempre e per sempre di un mondo salvo sarà di Grovail e Dusty. Loro scompariranno, ma i loro nomi e la loro storia verrà raccontata in eterno, e forse questo pensiero è ciò che spinge Grovail a sentire soprattutto ancora un'unione, un forte legame con un altro individuo con il quale ha condiviso tutto. Quei tempi sono passati, ma il sacrificio li unisce in un modo indelebile che verrà, ripeto, perpetuato per sempre nella storia. Quindi forse anche questo dà la forza a Grovail. Li accompagna ogni giorno e quell'essenza può essere trasmessa ad altri. Così, anche se dovessi scomparire, penso che il ricordo di ciò che ho compiuto continuerebbe a esistere. È questo che conta davvero, no?
non è quello che ha pensato Joel. Anche se scompaio, il mio ricordo vivrà. La mia essenza sarà sempre presente. Ci siamo riposati a sufficienza. Andiamo? Cosa sta succedendo? Quelle colonne di ghiaccio che emergono dal terreno. C'è qualcosa in cima. Lampi viola. Sono attraversate dalla corrente elettrica. Che strano posto. GG. Ma come? Uno snorant? Tranquillo, è diverso da quelli che abbiamo incontrato prima. Questo lo so. Non voglio certo vendicarmi. Voglio parlargli. Udada, finiresti solo per farti male un'altra volta. Ma non abbiamo altra scelta, non sappiamo dove andare. Ehi, tu! G? Aspetta, non agitarti. Voglio solo parlarti. Habla mio idioma. Gigi? Se sai qualcosa, ti prego di dirmelo. Prima di noi è passato qualcuno di qua. Oh, loro! Allora parlano. Sì, li ho visti! Un gruppetto di Pokémon dall'aria poco raccomandabile. Erano dei Sableye, se ben ricordo. Davvero? Dove sono andati? Da quella parte! Nel bosco gelido! Hai visto solo dei Sableye? No. Non c'erano solo loro. Ora che mi ci fai pensare... Sì, lui è bilingue. I Sableye stavano trasportando un Pokémon. Celebi. Era rosa. È molto grazioso quel Pokémon, sì. Celebi! Celebi è già stata catturata. Un qualche altro Pokémon? Credo che con i Sableye ci fosse un Pokémon dall'aria molto più forte, no? Fammi pensare... L'elettricità che attraversa quella colonna è diventata molto più intensa, sì. Ehi, fermo! Pare che sia diminuita. Che sia il Pokémon servitore che con qualche potere è riuscito a zittire lo Snorant anche a distanza per non far rivelare la propria identità. Allora, Dialga non ha fulmini viola. Fragor Tempo dovrebbe essere blu, magari rosso nel caso della versione Primal, ma... Che cazzo è che tira roba viola? Un altro spettro? Ma sembra elettricità. Che sia Electivire perché è di quarta gen? Del resto qui è stato... reso Mamoswine centrale, Dusknoir centrale. Miraidon. Rotom, così abbiamo fatto elettrospettro, ma... Rotom non è molto minaccioso, secondo me. Boh, Palkia, ragazzi, mi sembra un po' strano Palkia, servitore di Dialga. Noi Palkia potrebbe essere più legato al post-game che a questo episodio. Electivire noi alla combiteca. È vero, avete ragione, non ci sono doppi Pokémon. Sì, avete ragione. Toxtricity. Xurkitry, ci sarebbe stato da Dio. Ma non esisteva ancora. Froslass. Che cazzo tira di elettrico Froslass?
Non saprei. Al momento non so dirvi chi sia. Frostlass impara fulmine. Ok, però un conto è imparare... Allora, sono d'accordo che ovviamente il move pool variegato dei Pokémon potrebbe orientare nel senso di dire quello impara fulmine, quindi l'attacco elettrico ce l'ha. Però gli autori hanno caratterizzato, secondo me, questo servitore con l'attacco elettrico. Quindi è strano un po' caratterizzare un Frostlass che tira... che tira le scosse, non lo so. Secondo me deve essere un po' una caratterizzazione vicina al Pokémon base dei giochi tradizionali. Quindi non penso sia Fossetti, ragazzi, no. Perché identificare un Pokémon ghiaccio spettro con i fulmini viola? No, infatti o è spettro o è elettro. Entrambe le cose sarebbe Rotom. Balotelli, vero? Il merendero. Luxray è la cosa più sensata che mi viene in mente. Però tira fulmini viola? L'ha mai fatto? Se no è una caratterizzazione proprio unica. Rotom non ce lo vedo per via di come è fatto. È anche vero che magari un Rotom Fridge, magari in un mondo innevato con un mugshot particolarmente incazzoso, potrebbe funzionare bene. Però sembra proprio che questo Pokémon abbia attivato questo cristallo quando stavano per dire il suo nome. Così Snorunt si è cacata addosso e infatti poi la scossa è andata via. E si scoprì invece che era quello Snorunt. Grazie Filip Giore, quindicesimo. Passo solo per il resub che devo andare a dormire. Buon Pokémon MD, grazie. Rotom in MD ci può stare, raga, banalmente perché Pokémon di quarta. O è sfiga, certo. Può essere. Può essere anche quello. Vabbè, andiamo avanti. Ehi. Ma cosa gli è successo tutto a un tratto? Cos'è Dark Souls? Che mina! Tempo stortissimo. In realtà è... le battute sono dritte, è lo strumento che è storto. Scusate, sto ascoltando e godendo. Poi piena di momenti diversi, non ha ancora mai ripetuto una battuta. Stupenda. Sta cazzo di tastierina
è ipnotica. Cercate di ascoltare solo sta tastiera. Praticamente cerco di spiegarvi questa cosa in termini non teorici musicali. Devo trovare un paragone sensato perché è una delle cose più difficili da potervi spiegare. Praticamente questa cosa che sto cantando è una frase, ok? Ok? È una frase. Solitamente le frasi stanno nelle battute, quindi inizia la battuta, ta 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 ti ta 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 ti ta, fine la battuta. Invece questa è storta rispetto alle battute che sentite. Quindi nella prima battuta inizia in un momento, ok? Come se questa frase stesse nel quaderno. Però poi la seconda frase inizia prima della fine della battuta e continua durante l'inizio dell'altra. Quindi è come se io stessi scrivendo due volte la stessa frase, ma per metà in una pagina e poi continua nell'altra pagina ancora. E continuo così all'infinito. E quindi nella pagina dei quaderni non ci sarà scritto fragola, 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 ma fragola, fra, gola, fra, gola, fra, olagrafo. Questo è quello che succede, ok? Esatto, e dà la sensazione un po' che sia fuori tempo. Ascoltatela. Provate a concentrarvi solo su tu tu ta ti ta tu tu ta ti ta. Mentre va avanti, la batteria non entra quando finisce, ma in mezzo in punti sempre diversi, sentite. Sembra che ogni volta cambi ritmo, ma in realtà fa sempre la stessa cosa. Ora sembra che abbia cambiato il ritmo, l'ordine delle note, ma sta facendo la stessa cosa da 60 secondi. Fighissima, bellissima. Questa cosa la fa spesso Masuda, eh? Bravo, bravo. Qui non è Masuda, però dico, la fa spesso Masuda, siamo abituati a sentirla da Masuda. In ogni caso, Celebi e i Seblai dovrebbero essere poco più avanti. Non sono riuscito a bloccare Snorant per avere una conferma, ma ci sono buone probabilità che il maestro di Alga e il suo nuovo servitore si trovino laggiù. Sì, come pensavamo. Non dobbiamo farceli sfuggire. Prepariamoci e andiamo. Qualche piano si fa, ragazzi, qualche piano si fa serenamente. Però prima, managgimento. Ah, c'è ancora un po' di scossino però, eh. Minchia, abbiamo fatto due puntate su sto DLC. Episodio speciale, ancora non l'abbiamo finito, ma me lo sto godendo ad ogni puntata. Sono contento di come lo sto affrontando, lo sto proprio assimilando, vivendo, mi sta coinvolgendo. Spero che arrivi anche a voi così. Allora, dal cazzo, non ce la fai sicuro a finire oggi, ma ovvio. Sinceramente non finire oggi è Blue Balls, ma non ci si fa, ragazzi. Non ci si fa mai nella vita. C'è ancora almeno, per quello che posso immaginare, due dungeon, o meglio, un dungeon diviso in due parti e poi la boss fight finale e i dialoghi. Ci vorrebbe almeno un'altra ora e passa. No, ragazzi, questa settimana è incubo. Non riesco, purtroppo. Domani ho la registrazione della serie famosa, che potete immaginare qual è, la live di Tekken, la live di Minecraft. Non riesco. Colpo sfera fanculo. Fatemi concentrare però, perché sennò prendiamo gli oggetti di merda. Questa è una cosa importante. Sdegno sfera, telesfera. Dai, la serie, ragazzi, la serie che aspettano tutti. No, ora non voglio chiudere, ora voglio almeno di vederlo il dungeon. Oddio, una velocisfera me la tengo, sai? No, non è Final Fantasy, ragazzi, dai.
il 5 e il 5, i due 5. Lo fa quello e durerà un paio d'ore. Poi non è matrimonio sabato, poi due live. No, non è deposito, voglio... No, invece è giusto, deposito. Fammi vedere se c'è altro che dobbiamo depositare. Una mela. Sto papo, no, ha portato comunque fortuna, non siamo mai morti. Zero revitalizzanti. Che famo, raga? Un Trello? Io direi un Trello perché c'è probabilità che non si possa più tornare a prelevare strumenti e che si arrivi alla boss fight finale senza poter mettere mano alla sacca dopo adesso. Io direi 3. 4, giochiamo di merda. 3, va bene. Un'altra bacca arancia. Il seme impeto, buonissimo. Eppure un seme puro. Così per i dungeon abbiamo un escape strategy nel caso in cui non vogliamo usare il revitalizzante. Controlliamo di nuovo la borsa, vediamo se siamo soddisfatti. 5 bacca arancia, va bene. Tietris, 1, va bene. Seme dormita, 1. Forse 2? Forse 2? Via stordiseme dentro altro... Dentro altro... Tietris... Pietris. Secondo me così ci stiamo dentro. Mi piace. Blocco veloci. Bene. In ogni caso, se le Visa e Bly sono più avanti, è molto probabile che laggiù troveremo anche il maestro di Alga e il suo nuovo servitore. Buono. No, mi fai venire paura, aspetta, salviamo. 5 piani, poi ti fermi. Va bene, vado. 5 piani si fanno serenamente, anche se si sfura di qualche minuto. Bosco Gelli. Colonna sonora devastante. Bellissima. La più bella dell'episodio e una delle più belle del gioco. Cacca addosso mi faccio. Non me la faccio più. Vieni qua. Capito cosa è successo. Bella. 48, abbiamo imparato qualcosa. Su Cic, vabbè, ti raggiungo così fo prima. Tanto se passa per i muri, in teoria non lo piglia nessuno a parte gli altri spettri. Dai che ci si incontra a metà strada. Mi faccio la cacca addosso. Wheezing veleno non mi piace molto.
Si può avere anche Explosion il merda, eh. Però full vita non mi sento di utilizzare nulla. Fosse. A levitate il merda. Ok, il garante della privacy. No. Non questa volta. Provai però, muoviti. C'è Dusknoir. E serve anche una bacca arancia. E serve. Però andiamo dentro così, ecco. Ce la dobbiamo vedere solo con lui. E se assorbissi? Però è anche poco efficace. 80 bacca arancia. Usare Revital peggio che usare Bacca Arancia. Se fallisco è la fine. Porco. Dai. Godo. Vieni con me. Dai, ci abbiamo fatto. Il livello è salito, ma bene. Dai, in qualche modo. Non sono contento di aver usato una bacca arancia subito. Sono contento. Di non aver usato un Revital. E di averne preso un'ora. From Gates. È giù. Le scale sono giù, l'uscita è giù. Easy, è che è più giù. Tranquilli, è solo più giù. Cioè intendevo dire più giù di qua, scusate. Easy. Ho le tattiche sbagliate? No, giusto. Tutto a sinistra, raga, per le scale. Tranquilli. Poi vi insegno a capire come si fa. Ok, Dusk, mettimi il... Vabbè, è uguale, in realtà è uguale. Stavo pensando a Jelly Punch, ma è... Sono su. Questi sono su, mi sono sbagliato, tutto su. Sono qua. No, forse poco più a sinistra, ma di poco, eh. Infatti. L'avevo capito. Holy moly. Godos. Ora tutto giù. Tutto giù. Forse una a destra, ho sbagliato me prima? Sa che una a destra. Era tutto giù una a destra, cazzo, ho sbagliato. Buono. Posso fare un altro piano, nel senso, posso salire su? O succede qualcosa?
salirei ancora, raga, dai. No? No puede? Cioè poi succede di tutto? Se oltrepassi facciamo le due? Va bene, va bene, va bene. Va bene. Cioè mi fermo qua. No, no, le due non si può fare, ragazzi. No, no, no. No, non si può fare, non si può fare, ragazzi. No, non posso stare sveglio fino alle due. Divento scemo. Scusate. Basta. Sospendi. Sì. Ragazzacci, ma che bello questo episodio speciale. Ma che bello questo episodio speciale. Il più bello di tutti per ora, non forte a livello emotivo come Iglybuff barra Bidoof per ora, ma secondo me stanno cucinando una fucilata nei coglioni anche su quel fronte che arriverà nella prossima live. Abbiamo fatto tantissimo, abbiamo fatto vari dungeon, sentito un sacco di colonne sonore, assistito a vari dialoghi, speculato sul multiverso del mondo di Pokémon Mystery Dungeon. Me lo sto proprio godendo questo episodio. Me lo sto proprio godendo. Sono stati due episodi ricchi di contenuto, con il giusto ritmo, e sono proprio soddisfatto. Forse l'episodio che ci siamo anche goduti meglio, senza la fretta di doverlo condensare in un episodio per poi tornare prima, no? Per poi tornare al main game. Qui non c'è fretta, non sta scadendo il latte. Il post game è in un punto fermo nel quale dobbiamo aspettare qualcosa, quindi non sentiamo l'urgenza di doverci tornare. Dobbiamo aspettare che varie missioni secondarie passino per tornare al main game. Quindi me la sto godendo. Il discorso fra Dusknoir e Grovyle ancora oggi è tatuato a fuoco nella mia persona da 15 anni. Beh, sì, un discorso parecchio importante. Voglio vedere però Dusknoir come reagirà. Mi è piaciuta molto la scena di Dusknoir e Grovyle al crepaccio nel muro. Mi è piaciuta molto, meno di altre, con sia Grovyle che Dusknoir, perché banalmente è un messaggio che ho già capito in questo gioco, no? Cioè, ho già compreso che cosa Grovyle volesse fare, perché tuttavia mi ha fatto ragionare appunto su questo legame con Dusty che mi ha acceso una lampadina e una fiammella nel cuore. Idem qui, anzi personalmente lo preferisco in inglese, ma proprio per scelta di parole per dire le stesse cose. Dovrei leggerlo. Cambia tanto ovviamente, anche se il significato è lo stesso. Dusk Zunderino. Trovo che in inglese renda un pochino... Lo dite in tanti, eh? Sentite, me lo fate vedere la prossima volta in inglese, anche per riaccendere un po' il mood, lunedì sera, per riaccendere il mood e fare un... Nelle puntate precedenti... Mi fate rileggere in inglese? Sembra più potente. La prossima volta lo vedi in giapponese. No, post episodio, non si può far prima? Tecnicamente l'ho già vista questa cosa, Ferdi. Non si può far prima in lingua originale, così diamo anche un contenuto a tutta la community vet di Mysteried? Secondo me è prima, e l'abbiamo già letto tecnicamente questo dialogo, no? Te dici perché lo vorresti mettere nella mod? Non hai visto tutto. No, ma io dico solo quello che abbiamo visto. Cioè, in giapponese solo questo dialogo qua. Quello singolo al crepaccio. Fammi cucinare. Vabbè, vabbè, mi fido. Va bene. Ma io dicevo tipo su internet, capito? Però va bene, ti faccio...
ti faccio cucinare. Va bene, va bene. Sono molto curioso di vederlo in lingua originale, anche perché così mi potete raccontare se in inglese è vicino o lontano a entrambe, o magari vicino solamente al giapponese. Su internet figurati se lo trovi. T'ha ragione anche te. Va bene, ragazzacci pazzi, io vi saluto, vi auguro una buona notte, che per me è ticcata tipo la quinta ora di live giornaliera più le altre cose, quindi sono cottino. Domani ci vediamo in live due volte, con Tekken di pomeriggio e la sera col Minecraftus. E raga, dopo l'ultima puntata con l'Elden Peak mi aspetto di tutto. Il pomeriggio invece riprendiamo un po' il percorso di ranking, ripartendo da Fujin su Tekken con Paul Ernie, che sarà presente con me. La mattina lavoro altre cose, quindi nada. Il venerdì ci si gode tutti quanti insieme Blabbo. Venerdì pomeriggio, se non sbaglio, non c'è una fava. E poi il sabato ci vediamo in live anche a Roma per il comitè di Red Bull su Street Fighter 6, va bene? Domenica poi torno per Bloodborne and so on, quindi non si stacca un secondo. Da qui fino a giovedì, cioè dal lunedì scorso, questo di questa settimana intendo, perdonatemi, dal lunedì di due giorni fa fino a giovedì ogni giorno c'è una live, almeno una live, spesso due. Direi che stiamo dando fondo a tutte le forze. Sì. Buonanotte ragazzi, vi abbraccio forte, ci vediamo domani, ore 17, siateci, ciao!